Nel Delta del Po, da più di 1700 anni, le genti di Massa Inzatica lavorano e si prendono cura di questo territorio rurale in un ambiente fragile, complesso e in continua evoluzione. Secoli di lavoro per rendere fertili i terrini paludosi, costruire una rete di canali, alzando argini e rendendo salubri paludi salmastre oggi terre perfettamente coltivabili, ma da regolare costantemente. Nel 1896 le donne e gli uomini di massa insatica si costituiscono in consorzio per una gestione basata su valori condivisi e sul lavoro collettivo. Un forte legame tra comunità e ambiente a beneficio delle future generazioni. Il consorzio è il collante tra identità, comunità e territorio e poggia sull'impegno quotidiano di oltre 600 famiglie, 1600 anime. Il consorzio reinveste l'utile in progetti di sviluppo incisivi, sostenendo i piccoli agricoltori, favorendo l'occupazione dei consorziati, in particolar modo di quella femminile. Al centro dell'azione la comunità e i suoi bisogni, sostenendo iniziative sociali e culturali, recuperando il patrimonio e aumentando i servizi. Investire per contrastare lo spopolamento e mantenere elevata l'occupazione. Un assetto fondiario collettivo capace di essere un modello economico ed organizzativo che è stato in grado di evolvere trasformando la somma degli interessi presenti in una comunità in un sistema di valori condivisi da tramandare alle future generazioni. Il consorzio sta sperimentando un patto di paesaggio a presidio del territorio. Per estendere i propri valori attraverso la collaborazione delle aziende agricole dell'intero delta del Po. Quello delle terre pomposiane è un paesaggio in continuo divenire, sospeso tra terra ed acqua. È il frutto del lavoro e dell'esperienza delle genti di massa insatica, ancora oggi costantemente impegnate alla salvaguardia della biodiversità e al contrasto della erosione genetica. Ne risulta un paesaggio fortemente identitario ricco di un grande patrimonio storico, culturale ed economico. Selezionato fra i 130 candidati, il consorzio Uomini di Massenzatica vince il prestigioso Premio Nazionale del Paesaggio edizione 2018-2019 e si candida per l'Italia alla sesta edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa. Al progetto viene riconosciuta la riaffermazione dei valori delle proprietà collettive e della cura della terra, l'attuazione di programmi di sviluppo sostenibile a beneficio della comunità locale, la costituzione di un'esperienza rappresentativa della profonda cultura italiana del paesaggio. Cari amici, buonasera, benvenuti al Giardino delle Utopie, ancora una volta qui insieme Sergio Maifredi, ciao! Ciao Corrado, ciao Corrado, bellissima storia, bellissima storia che abbiamo ascoltato adesso in questo racconto, in questo video. Ma davvero mi viene da pensare a quello che diceva Pasolini, la forza rivoluzionaria del passato? Quando l'abbiamo ascoltata per la prima volta, sembra una storia ancorata al Medioevo e lì nasce perché le prime notizie sappiamo che sono attorno al mille di questa comunità. Ma, sì. eh, ma in realtà è qualcosa che guarda assolutamente al presente e al futuro. Affonda le sì. radici nel medioevo per guardare al futuro. E quindi è una storia assolutamente dentro al nostro filone delle utopie, e più coltivata di così è difficile: un'utopia veramente questa coltivata. Nelle nostre, nelle nostre puntate precedenti, abbiamo parlato di utopie realizzate e siamo partiti proprio da noi. Vi ricordate eh, come siamo riusciti a incontrare Ingmar Bergman nella sua isola? Poi abbiamo eh, parlato con eh, Mauro Morandi, ricordate, l'unico abitante dell'isola di Gudelli, E siamo riusciti a intercettare a raggiungere Sara e Luca. In giro per il mondo con il loro camper, diciamo pillole di esperienze, mondi diversi, accomunati però da un unico valore: eh, il sogno e la sua realizzazione. Sì, il sogno, la voglia di chi in qualche modo vuole afferrare il proprio destino nelle, nelle proprie mani. Eh, la voglia di chi in modo grande o piccolo eh, decide di fare qualcosa che magari nella testa ha sempre avuto e poi accantona, rimanda, invece no, bisogna in questo tempo riprenderlo in mano e decidere che cosa voler fare. E eh, guardare però... a modelli alti, quello ad esempio che andremo a incontrare eh, a breve è proprio un modello alto: un modello alto di comunità, un com modello alto anche di modo di concepire il bene comune. Davvero condiviso e quindi è per questo, anzi, che lo abbiamo voluto con noi questa sera. È assolutamente così. Del resto, il Giardino delle Utopie, la nostra trasmissione, nasce proprio per andare oltre il tempo presente in un momento difficile, come sappiamo, quello che viviamo, dominato dal Covid, dalla chiusura di tante attività, soprattutto culturali. E allora come immaginare un nuovo presente? Come riuscire a pensare, a realizzare la nostra personale utopia, la nostra vocazione, i nostri sogni? Con questa trasmissione noi parliamo proprio di questo, a partire proprio da noi, volendo in qualche modo stimolare voi che ci seguite da casa che, ad alzare un po' gli occhi, insomma ad avere quel coraggio, forse quella spregiudicatezza che serve per imbastire il vostro sogno e realizzarlo. Questa volta, questa volta eh, abbiamo, abbiamo deciso di non aprire con grandi immagini di mare, no? di isole sperdute o di posti lontani, eh, lontani diciamo da noi, da quello, dalla nostra realtà. Abbiamo con noi un ospite e direi Sergio se sei d'accordo di andare subito a presentarlo, abbiamo con noi un ospite e parleremo con lui di uno strano patto che è stato stretto fra alcuni uomini di un territorio particolarmente difficile, uomini eh, rappresentanti di una forma di società, come dicevi, che è, è antica di oltre mille anni e che es esprime un nuovo modo di possedere. Sì, eh, è proprio la società degli uomini di Massenzatica, una società che è eh, vicino a Ferrara, che di uomini e donne naturalmente che hanno dialogato ormai da più di mille anni col paesaggio. Hanno dialogato modellando questo paesaggio, traendone sostentamento, ma dandogli quindi una forma. È una eh, realtà quella del Consorzio degli Uomini di Massenzatica che ha ricevuto proprio l'anno scorso un importantissimo premio a livello europeo, proprio in un percorso di confronto tra paesaggi eh, costruiti in qualche modo, paesaggi naturali in dialogo con l'uomo, con l'uomo che li ha modellati e quindi di questo andremo a parlare, andremo a parlare anche del patto giuridico eh, che esiste in questo particolare consorzio e quindi andare a scoprire com'è che si regola la proprietà privata con quella collettiva eh, in una forma che viene studiata nelle università proprio, è una forma che è sopravvissuta anche nei secoli a tantissimi momenti, momenti sotto il regno, momenti sotto il fascismo e via dicendo, però sempre riuscendo a sopravvivere come forma giuridica. Di questo andremo a parlare tra poco col presidente del consorzio e Uomini di Massenzatica. Un piccolo paese, dunque, in provincia di Ferrara è un, consor è un grande consorzio attivo eh, da tantissimi anni, da dal 1896, pensate, eh, che è diven diventato un vero e proprio modello economico e un modello anche organizzativo. Eh, un piccolo posto in cui una comunità sostituisce il concetto di possesso, di possesso individuale, con l'idea invece di bene collettivo, un nuovo modo di possedere. Abbiamo quindi la fortuna di avere con noi Carlo Ragazzi, eh, presidente del consorzio. Benvenuto Carlo. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Ciao Carlo, eh, ben benedetta. Eh, ci sono degli esempi, voi Carlo, ne siete i protagonisti in cui è chiaro che solo l'insieme, no? Eh, solo tutti quanti insieme eh, si può davvero costruire un mondo migliore. È così? Sì, eh, il, lo spirito con il quale eh, diciamo noi affrontiamo la vita, la vita quotidiana è proprio quello del, del costruire insieme, del fare un percorso, un percorso insieme. È chiaro che, mh, come diceva, diceva Sergio, eh, la nostra è una realtà complessa perché le comunità sono complesse. Cioè, in una comunità di 1600 anime, 1500 anime, andiamo dai bambini piccoli agli anziani, agli ultra ottantenni, no? E quindi il fatto di avere a disposizione un bene che possa generare una una ricchezza economica che invece di essere eh, diciamo così allontanata dalla comunità rimane nella comunità, consente a questo territorio di vivere e di eh, affrontare quelle che sono le sfide, le, le sfide, eh, le sfide eh, contemporanee sostanzialmente. Ecco. Carlo, no. spieghi, spieghi bene ai nostri, ai nostri amici cosa vuol dire proprietà collettiva. Vuol dire che ehm, il bene noi siamo abituati a, a, a concepire eh, la proprietà muovendoci su due paradigmi: proprietà pubblica, quindi comune, provincia, regione, Stato, o proprietà privata e quindi l'individuo. Qui siamo in presenza di una proprietà privata, ma di una proprietà. Comunità, quindi il beneficio che deriva dall'utilizzo di, eh, di quel determinato bene, in questo caso terra coltivabile, deve essere della comunità. Certo. Questa è la differenza sostanziale e di fondo, diciamo così. Quindi c'è un intimo legame tra il bene e la sopravvivenza della, della comunità. Sergio, Ma quindi Carlo, ca sì, Carlo ci, ci, ci fai capire eh, per i cittadini, per gli abitanti della comunità: eh, come funziona: cioè, di padre in figlio, di famiglia in famiglia, in qualche modo non acquisiscono un diritto, eh, si trasmettono una porzione della proprietà. Eh, si può arrivare da fuori e decidere di stabilirsi, di lavorare con voi e in qualche modo venire a far parte della comunità? Come funziona? Allora, funziona in modo, diciamo così, il, il nostro panorama in ambito eh, nazionale è molto, è molto variegato e ci sono comunità simili alla nostra che, eh, diciamo così, vengono considerate chiuse, e cioè in una determinata epoca è stato fatto il censimento dei cognomi e quindi i eh, diciamo così i beneficiari dell'utilizzo o dell'uso di quel bene eh, possono essere solo quei co i cognomi censiti, diciamo così. Da noi invece è un meccanismo aperto e cioè il fatto della residenza e quindi il fatto di risiedere in questa comunità ti dà la possibilità di accedere ai benefici, diciamo così, del, del, del bene, ecco, in questo caso terra. È chiaro che come amministrazione ci siamo dati delle, delle regole, no? e cioè la terra va destinata a chi la coltiva, a chi la mette a frutto, ok? e la utilizza nel migliore dei modi. Certo. Come amministrazione ci siamo strutturati per non dare la terra a tutti, ma darla mettendo dei paletti. E cioè uno dei paletti è i nuclei familiari più numerosi, le aziende agricole più piccole, chi mette a dimora coltivazioni ad elevato impiego di manodopera perché da noi il fenomeno del bracciantato è ancora un fenomeno molto diffuso. Ad esempio il bracciantato da noi è prevalentemente eh, femminile, è un'occupazione prevalentemente femminile. Quindi diciamo così che con la priorità che come amministrazione ci siamo dati, siamo riusciti a stimolare un sistema economico e a stimolare la comunità perché possa recuperare in termini di efficienza, in termini di produttività e in termini di lavoro. Questo meccanismo messo in atto 20 anni fa, quindi ecco, quando parliamo di utopie vuol dire che qualcuno 20 anni fa ha saputo tracciare una rotta di un certo tipo, eh, questo ci ha consentito di selezionare e di far crescere 20 tra le migliori aziende agricole del Basso Ferrarese siamo nel delta del po' quindi un'area molto sensibile, vulnerabile ad alta e elevata, elevata biodiversità. Quindi, diciamo così, aver impostato il meccanismo avendo messo la comunità, i bisogni della comunità al centro dell'azione come amministratori, oggi ci sta eh, diciamo così, eh, premiando ecco, come, come visione. Come esatto. visione. Carlo, scusa, quando ti interrompo, quando, eh, quando parli di comunità, ovviamente, poi io sai io faccio l'attore, il regista, sono un uomo di teatro e eh, a me piace creare queste, no, queste, questi rapporti. Anche noi spesso parliamo di comunità. E, diciamo le, le persone di teatro, la gente di teatro cerca attraverso il proprio lavoro di creare comunità e mi piace pensare che due realtà completamente diverse, la vostra, no? quindi la coltivazione della terra, la tutela di un ambiente e invece il nostro, cioè la tutela di una cultura, di una lingua, eh, parlino di comunità. Questa cosa mi piace, questa cosa è bellissima. E l'altra questione a cui pensavo è che il vostro lavoro... Soprattutto in un ambiente particolarmente fragile, complesso da lavorare, cioè, in qualche modo il vostro lavoro permette una resistenza a qualcosa che se no sarebbe spazzato via. In qualche modo, anche, anche per noi è così. Il lavoro della costruzione in teatro è un lavoro eh, molto complesso, richiede tanto tempo e tanta cura artigiana. Verso il lavoro, la parola, la gestualità, e, e poi ed è un lavoro, però, il nostro in cui alla fine non rimane niente, no? come un mandala viene spazzato via. Ecco, perdonami questo, questo rapporto, so che tanti artisti ci seguono, ma è molto interessante quello che dice. Immagino qualcuno dice: Ma che c'entra eh, no? con l'arte, con l'utopia? No? Voi coltivate, un, coltivate nel vero senso della parola un'utopia in un paesaggio, e confermalo che è particolarmente. No, difficile no è, è così sì ma guarda la, la tua riflessione apre apre subito apre un tema tu hai fatto un parallelismo tra il teatro e eh, diciamo così la, la, la nostra realtà e l'hai collocata in una dimensione di utopia io farei la distinzione invece tra valore economico e i valori che sono due cose diverse sì. sono due cose diverse uno si esprime in numeri l'altro si esprime in gesti in comportamenti quindi non è vero che del teatro non rimane niente ecco quindi la nostra diciamo così forza ecco la Diciamo l'impegno che abbiamo dedicato è stato quello di attivare un processo, un processo culturale. E certo. cioè, che l'individuo comprenda che c'è un io, che è giusto che ci sia, e praticamente c'è un noi che viene un pochettino prima, cioè la comunità. Quindi il fatto che un'azienda agricola accetti di destinare una parte delle proprie entrate al sostegno della scuola materna voi capite che è già un passo avanti rispetto a, a diciamo così alla crisi di valori che sta sta permeando la nostra la nostra società Carlo, e noi condividiamo questa linea e quando dico che del teatro non rimane niente ovviamente ne rimane l'impegno lo sforzo anche rimane dentro di noi un riverbero di quello che potrebbe essere l'emozione o la condivisione no di, di valori o eh. Eh, quindi in questo senso siamo insieme. Io adesso, adesso se hai pazienza, eh, Sergio introduciamo il nostro eh, nuovo ospite. Eh, cari amici, si abbiamo... sta entrando tra poco, entrando, tra qualche istante, un carissimo protesa. amico nostro, di Corrado e mio, che è Giuseppe Cederna. E... Proprio per parlare di utopia. Intanto, un grande abbraccio, a Giuseppe. Ciao, un grazie abbraccio. Ciao, con Giuseppe abbiamo trascorso proprio da poco momenti molto belli, davvero un po' utopici, anche, anche per il teatro utopici. Momenti in cui poter ritrovare un tempo per provare con calma nella bellissima campagna Umbra prima e prima ancora Trentina, dove eravamo anche con Corrado, eh, provare con calma il nostro lavoro in vista del momento in cui i teatri ri riapriranno. Ma soprattutto ci è venuto in mente e non poteva mancare eh, Giuseppe Cederna perché eh, durante il primo lockdown eh, Giuseppe intanto ha partecipato tra i primissimi nostri ospiti nei racconti in tempo di peste con un bellissimo racconto quando ancora si poteva uscire eh, lui è andato sul Monte Soratte a leggere eh, un bellissimo un grande autore lo ha letto ed è, il suo video è stato davvero tra i più visti di tutto l'intero percorso dei 100 racconti in tempo di peste. Ma soprattutto Giuseppe ha poi ispirandosi, mi diceva proprio a, questo mo a quel momento, ha fatto un suo percorso, eh, Poesia Salvaci tu. E lui costantemente, dalla sua cucina, eh, lancia una poesia che condivide con i suoi spettatori, con chi lo segue. Eh, ed è davvero qualcosa che dà in maniera tangibile l'idea di come ci sia bisogno, come diceva Carlo, dei numeri e Dei gesti per riuscire a sopravvivere. Sicuramente, questo è un momento difficile, quindi guardiamo anche ai me, ognuno di noi nella propria casa, i numeri, ma bisogna guardare molto anche ai gesti. E, la, e quello che sta facendo Giuseppe Cederna, che vorrei ricordarlo a chi ci segue, eh, ovviamente sono attore di cinema e di teatro. Eh, citiamo sempre, ma va citato il, il, premio, Oscar, il premio Oscar come <ride> per Mediterraneo. <ride> lo scarpato l'abbiamo fatto apposta perché Giuseppe Grande! È, è un Oscar di plastica però ce l'ho no. bravo bravissimo c'è anche, anche scritto Oscar sei, sei un grandissimo eh. guarda noi ti conosciamo come artista avendo anche avuto la fortuna di lavorare con te da tanto ma eh, è bellissimo invece il rapporto che proprio grazie a questo periodo mh, si sta creando, si è creata, ha cominciato a crearsi di amicizie anche tra noi. E, bene, non ti rubo altro tempo, Vorrei, vorremmo che tu ci raccontassi eh, questo percorso, Poesia Salvaci Tu, l'idea dell'utopia dell anche e l'idea dell'utopia come contrasto a questo momento di vuoto anche. Ciao. Allora, Gim. innanzitutto, innanzitutto vi, vi faccio vedere un compagno. Un compagno sul mio tavolo qua, che se non è utopia, questo, guardate qua cosa ho. Guardate qua. Questo è, è il cranio di un bufalo himalayano. Pensate un po'. Questo piacerebbe molto agli elfi, che sono i fantastici figli di Sergio. Ecco, questo qua è il mio compagno. Allora, no, volevo dirvi, se voi andate. Andate, scusate, mi è cascata una foglia. Se voi andate sempre su Poesia Salvaci Tu c'è una sorpresa. E alcuni, sì, due settimane fa, poi ci abbiamo messo un po' a montarlo perché, perché poi insomma ci sono le incombenze della vita, eccetera. Sono tornato sul Monte Soratte con Alessandra, la mia compagna. E mi sono trovato sullo stesso punto in cui mi trovai quel 9 marzo 2020, cioè il giorno prima o due giorni prima della famosa chiusura. In quel giorno del 9 marzo, oh, rispo, abbiamo risposto a. Il primo che ci aveva fatto questa proposta, appunto, è stato Sergio e anche voi. Eh, ho detto, Guarda, il, facciamo questo teatro in, in tempo di peste perché non. Eh, stiamo chiedendo a degli amici scrittori attori eccetera eccetera di registrare qualcosa e io uh, mi ero portato nel sacco raymond carver e feci proprio un pezzo di raymond carver che è sul lavoro quindi anche sappiamo quanto poi il lavoro ci sarebbe mancato era un pezzo profetico non sapevamo ancora che saremmo stati chiusi per così tanto tempo e che insomma ragazzi stiamo vivendo una cosa tremenda adesso ci sono tutti i problemi delle varianti no Bisognerebbe vedere allora, la mia compagna. Poi, vedendomi un mese dopo, vedendomi un po' depressino, diciamo la verità, insomma, un po' depressino a casa, mi disse: Guarda, il tuo lavoro è, è, è raccontare, ti manca il pubblico, ti manca proprio, ma non solo il pubblico, ti manca proprio il, il, il racconto. E allora scegli tu scegli una poesia tu la sai raccontare, veloce, breve, sintetico, tutto quanto, io ti sistemo, questa è una delle camicie verdi, eh, ce ne ho due di camicie verdi, ma pare che le camicie verdi mi stiano bene, quindi anche questa sera per voi, sono tornato trafelato dal traffico di Roma così, mi sono levato la camicia, mi sono messa la camicia verde, e, insomma mi disse, fai, eh, fai questo, e scherzando, cominciando prima, Mi sa che si è bloccato. È un lavoro, un lavoro. Mi sono bloccato? Sì, per il mio. No. Mi sono bloccato. Adesso vai, vai, adesso va. Ci sono ancora? Sì, eh? sì, ci sono. Eh, Giuseppe, vai. Sì. Eh no, allora, insomma, per farvela breve, ce ne sono ben 42 di queste poesie? Che coprono appunto un arco poetico, soprattutto italiano, ma di tutto il mondo. Ma quello che volevo dirvi, se voi andate, Poesia Salvaci Tu, Viaggi in Cucina. Ovviamente col fatto che si può uscire adesso, siamo usciti anche, siamo stati ad Atene a leggere Primo Levi a luglio a casa di un amico ateniese, siamo stati a Lucca a casa di Amici a leggere ehm, eh, Iset Sarai. Insomma, per cui. Viaggi in cucina va anche in tournée nelle cucine degli altri amici. Ma 20 giorni fa ci siamo trovati: non per caso, per la passione, la voglia di camminare, siamo andati sul Monte Soratte. E quando io ho visto lo stesso blocco di calcare da cui avevo letto sì, quasi un anno fa: carte. Mi è venuto una specie di drogamento del, del, della voglia di, di, di. Sembravo drogato, ragazzi. Io ho detto: facciamolo, facciamolo, facciamolo. Qua dietro c'ho la montagna, vai, riprendimi. Così sono qua. E ho il libro di Claudio Damiani. E facciamo ehm, lode, finalmente, lode al Monte Sorate di Orazio. E allora l'abbiamo fatto. E se voi lo guardate, ehm, c'è anche un lapsus, Vabbè, pazienza. Ho detto video invece di Orazio, ma quello lì era proprio l'ebbrezza della montagna. Fino alla fine ho detto video, vabbè, pazienza, e, <ride> scusate, veramente l'aria del storante, il pensiero anche della, della cosa mia. Guarda, voi guardatelo, sta ricevendo un sacco di come si dice like perché. Si capisce la voglia di, di raggiungere gli amici, ma anche tutti quanti con qualcosa di bello. E l'ode al Monte Soratti di Orazio e questa poesia è veramente, insomma, per cui questa cosa continuerà. Continuerà ancora, ricordatevi qua l'Oscar, e, oh. e continuerà il lavoro. Con cioè, io sono felice perché in questo periodo di. Di, di difficoltà, invece, la storia di Stevenson che era cominciata da un'idea di Sergio Maifredi, cioè Capitani coraggiosi, dopo la lettura dell'Iliade e dell'Odissea, eh, leggiamo storie di mare. Tu, io, io ho detto Stevenson, l'isola del tesoro, benissimo, l'idea era una cosa estiva, puramente estiva, di lettura e qualche commento, così. E invece questo è diventato un vero, sta diventando un vero e proprio spettacolo che ha a che fare con Stevenson, ma che ha a che fare con con questo momento. È la storia di un attore che per riuscire a lavorare e non deprimersi fugge come, vi ricordate la frase che c'era sul Mediterraneo all'inizio o alla fine, dedicato a tutti quelli che fuggono, che, che, è... colpì, che colpì così tanto, perché quella fuga non era una fuga di disimpegno, era una fuga in qualche modo per, dice, in tempi come questi la fuga è l'unico modo per mantenersi vivi e continuare a sognare, quindi una fuga per essere ancora più pieni della forza di noi stessi dell'amore che abbiamo per le persone che, insomma, è per la vita e per l'impegno anche. Quindi questo spettacolo su Ida del Tesoro, grazie a Sergio Maifredi e anche a, um, ai luoghi che ci hanno dato la possibilità di provarlo, sta diventando proprio mh, la storia, una storia di questi, di questi tempi. Come okay. eh, Questi tempi possono anche aiutare ad avere nuove idee e a raccontare nella, nel momento drammatico invece come... Appunto, non è l'utopia, ma insomma il teatro, la storia, la narrazione ci aiuta a sentirci Giuseppe, vivi. Giuseppe, per chi fa questo mestiere, no? per chi fa l'attore, eh, la, la, la realizzazione già forse di questo mestiere, fare l'attore, è, è già di per sé la realizzazione di un sogno, no? Non, 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 non senti questa cosa anche che c'è una via no. maestra, in tanti ci provano, no? C'è no. un rapporto. Sì, Corrado, è vero, nello stesso tempo è così difficile riuscire a fare qualcosa che ti rappresenti un po' di più, che non sia solo il pranzo servito o una piccola partita di scena. È così difficile trovare il gruppo. Io ho sempre patito un pochino. In realtà sono stato molto fortunato perché ho lavorato con dei gruppi e sono riuscito a fare anche, per esempio, due film quasi con lo stesso gruppo, però io, quando poi ho smesso di lavorare con il gruppo di Gabriele, ho sofferto moltissimo. In realtà è così: il cinema unisce e poi divide. Sono molto rari i casi, eh, veramente si, si contano sulle mani, non so, no, no, certo. dei, dei registi americani, oppure, e poi diciamo la verità. Ehm, Ognuno fa questo, questo lavoro nel modo in cui vuole, che, a cui piace farlo. A me piace la libertà di poter viaggiare, non sono un workaholic, mi piace dire io questo mese non lavoro e vado eh, in Giordania oppure vado nel deserto a camminare o, o in montagna in Francia a camminare due settimane. Sulla rotta, appunto, sono andato sulla rotta di Stevenson nel Seven. Mi piace questa cosa qua. Non è facile, certe volte mi sono messo in zona periferica. Marginale perché ho interrotto. Mi sono perso, Ma no, no, a posto, ti stiamo seguendo, Vai via. Sono. e quindi sì, comunque rispondendo alla tua domanda, corrado. Questo se, se io ci penso è un lavoro che è una grande fortuna, anche cioè l'utopia di poter essere sia nella vita in modo diverso sul palcoscenico, e raccontare pienamente quello che tu sei, le tue paure, eh. i tuoi desideri. La tua voglia di, di vivere anche, è quello che ti fa arrabbiare. anche cioè, cioè, Noi abbiamo, abbiamo la, la fortuna di poter raccontare anche l'indignazione che abbiamo Ho fatto. Degli spettacoli in cui sentivo che senza aver fatto quegli spettacoli non sarei stato io pienamente. Quindi è una grande fortuna. Poi ci sono dei momenti come questi in cui invece eh. è difficile. Infatti, prima, eh, prima tu hai parlato di gruppo, Giuseppe, è, è interessante perché Carlo quando ha raccontato l'utopia loro, ha iniziato a parlare proprio di gruppo. È interessante perché abbiamo già trovato diversi tre d'union tra il nostro mestiere e, e, e quello che fa Carlo, che coltiva ovviamente un'utopia eh, diversa, un'utopia che si è radicata nel tempo. Eh, per fare l'attore oggi occorre, occorre all'inizio, quando pensiamo all'inizio, però fare un salto, no? decidere di buttarsi senza guardarsi indietro, altrimenti non è possibile, no Sergio? Sì, e infatti da quello siamo partiti, siamo partiti dall'idea che forse un po' chi fa questo mestiere un po' ce l'ha nel sangue, l'idea dell'utopia, perché comunque devi fare un salto nel buio all'inizio per cercare di realizzare quello che senti vuoi che sia il tuo lavoro. E volevo collegarmi a questa ultima cosa che diceva Giuseppe, per poi lasciarlo andare, perché sappiamo che è impegnato. Eh, è anche la bella utopia di eh, in qualche modo tenere in mano la propria vita eh, avendo anche la bellezza di poter decidere dei propri tempi che noi diamo per scontato ma non è scontato per tante persone poter eh, dominare in qualche modo per quanto insomma gli dèi ce lo consentano il ritmo del proprio tempo della propria giornata eh, e questo per noi è importante certo abbiamo l'impegno come dire dell'andare in scena ma in qualche modo possiamo vivere noi questo tempo e questa è già una grande utopia. Ritornerei a ragionare, raccontare con Carlo Ragazzi ringraziando tantissimo Giuseppe per questo intervento che ha fatto. Grazie, Seguite, Grazie. Seguiamo Grazie. Poesia Salvaci Tu, assolutamente. Va bene, guardate, guardateci, seguiteci e naturalmente avere sempre in, in testa questa parola utopia e cercare di... Eh, allontanare questo orizzonte davanti a noi, in qualche modo, certe volte anche mh, allungare il, il nostro sguardo è, è, un, è un buon invito. Voglio solo ricordare che la parola utopia ehm, che, non, che, che non vuol dire qualcosa che non esiste, ma accettare, accettare appunto questo. questo Orizzonte sempre più lontano. Eh, era una parola che piaceva molto a Gianmaria Testa. Mi ricordo di aver fatto uno spettacolo con lui il cui tema era proprio questa utopia. E allora da allora è bello come le parole, che come dice Carver, hanno lo stesso potere delle azioni, quelle giuste, quelle vere, le, le parole come gli odori, come i, i, quando i nostri sensi sono colpiti da qualcosa di preciso, questa parola utopia mi ha fatto pensare a Gianmaria Testa poeta e cantautore che non è più con noi ma sono contento di essere stato appunto di, di essermelo ricordato grazie ragazzi buon lavoro e buon viaggio a tutti a ciao, presto Giuseppe, grazie, per. Per. grazie un no. abbraccio grazie per. ciao hai no. visto carlo no. hai visto carlo quanti collegamenti in realtà tra il nostro mondo e il tuo <ride> ma eh, diciamo così che eh, collegamenti mentre mentre giuseppe parlava eh, volevo volevo così ma non, non, non ho ritenuto di, di interromperlo c'è cioè, una una parola di fondo sono gli innovatori cioè chi è un passo avanti agli altri ha una sensibilità diversa riesce a percepire prima di altri quali sono le traiettorie dove ci si andrà a collocare e, ed è, se vogliamo, anche una caratteristica tipica no? dei grandi cantautori, dei grandi pittori, dei grandi artisti, no? cioè vedere qualche anno prima o anche qualche decennio prima di altri eh, quale sarà la traiettoria che prenderà, che prenderà la comunità, insomma, ecco, questo, questo credo, credo che in questo Giuseppe abbia, abbia ragione, insomma, ecco, se possiamo inserirlo nel, tra gli innovatori. Questo sicuramente Carlo, eh, ogni, ogni utopia, ogni sogno. Ha un costo, perché noi non lo raccontiamo mai, raccontiamo sempre, anche in questa nostra trasmissione, raccontiamo il gesto, no? o, o facciamo sempre vedere il, il bello, la conclusione dell'utopia eh, realizzata, però noi lo sappiamo, ogni, ogni utopia, eh, ogni sogno ha un costo è una fatica che, che la alimenta. Allora ci dici quali sono le difficoltà che voi incontrate quotidianamente né, nel vostro mestiere? Né, no? Già, già questo resistere al, al, alla terra, al tempo, al, alla possibilità di inondazioni, di un paesaggio che cambia no, col tempo, vuoi raccontarci tu le vostre difficoltà? Ma, eh, le difficoltà che incontriamo, diciamo così, quotidianamente, ecco, eh, fanno riferimento ad una per la interpretazione che do io ad una matrice, matrice unica che è e possiamo ricondurla alla frattura e alla inclinatura che si sviluppa tra fine 800 e si dipana per tutto il 900 tra la città e la campagna. Mm. Una frattura che con la globalizzazione e, eh, la polarizzazione della ricchezza sulle metropoli sta diventando un solco incolmabile. Certo. La finanziarizzazione dell'economia ha portato, perché poi dobbiamo, secondo me, aprire dei temi che meritano una, una riflessione importante: no? ha portato ad avere trasformato il cibo. Quindi, quello che l'agricoltura produce, in merce. Il cibo trasformato in merce, che poi viene scambiato sui mercati, di fatto noi trasformiamo il cibo in operazioni finanziarie. Certo, Questo posso. è ed è perfettamente inutile che ci giriamo tanto intorno. Questo è uno dei grandi drammi. Che sta vivendo oggi, oggi il mondo agricolo, certo. e cioè tu misuri la vita di una famiglia o di una comunità che per sopravvivere deve lavorare quella terra e quindi trarre la maggiore utilità, no? per far polarizzare poi la ricchezza da altre parti. Sì, è vero è vero questo, me, nei meccanismi di, di mercato globale, oggi è così, puoi comprare oro, ma puoi comprare anche mais, puoi comprare... Esatto. No. E questo esatto. da, da tutto il mondo, questa quest operazione la puoi fare con un clic da un computer da tutto il mondo. Esatto, esatto, sì. questo è uno dei grandissimi problemi che, eh, diciamo così, è rimasto e, ri, e continua a rimanere latente, continua a rimanere latente. Io sono tra quelli che pensa che in un'area come il delta in un'area sensibile come il delta ma anche eh, nelle eh, nel nostro appennino no? nelle nostre nelle nostre montagne se i decisori politici non comprendono che no people no landscape cioè se non c'è gente non c'è paesaggio è, è forse forse eh, diciamo così eh, bisogna ecco, iniziare, secondo me, a ripensare, a ripensare qualcosa, ecco, perché se no, muore la comunità non ha più senso nulla. Insomma. Poi dopo... No, no hai toccato. Eh. Prego, sì, prego. prego, prego, scusami. No, 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 volevo, la, ti lascio concludere e poi intervengo. Scusami Carlo. Sì, cioè, quindi no people, no land. cioè, quando ti è morta la comunità, cioè tu non hai nemmeno più il controllo del territorio. Questo è un po' il ragionamento. Quindi, eh, bisogna secondo me recuperare i sani ritmi dell'agricoltura. No? Noi oggi viviamo un tempo dove la velocità brucia relazioni, brucia persone, e, e, e di fatto eh, confonde no? anche la scala delle, delle priorità e la scala dei valori. E questo, per quello che ci almeno per le riflessioni che stiamo facendo anche come amministrazione, non, non è buono, non è una cosa positiva. Quindi alcuni ragionamenti bisogna iniziare a ripensarli e, ehm, come posso dire, a riportare ecco, le lancette nella loro posizione, posizione giusta. Perché abbiamo una ricchezza che continua a polarizzare no? eh, nelle, nelle metropoli. E le comunità muoiono, poi ipocritamente cioè, no, come, mente, come le chiamiamo, le chiamiamo aree interne, no? ma se leggiamo bene, bene, bene i parametri, cioè, eh, questo, cioè, traiamo una conclusione: sono comunità che stanno morendo. Sì, no, assolutamente. Tocchi un tema che, tra l'altro. Sì, dove... collegati, io vedo, vedo anche diversi. Collegati sono diversi, come avrà visto anche Corrado, diversi anche amministratori pubblici. Io ho visto è collegata con noi anche il sindaco di Testico, che è un comune sopra Savona. E, e, e lei, ad esempio, è davvero una storia di grande utopia. Eh, ma e anche di grande costruzione della comunità. Ma mentre Carlo parlava mi veniva in mente. Io ti parlo dalla, dalla Liguria, Teatro Pubblico Ligure, mi venivano in mente le Cinque Terre, che sono un paesaggio che eh, quando uno arriva pensa sia un paesaggio naturale, in realtà è un paesaggio fortissimamente modellato e costruito da generazioni e generazioni di uomini che lo hanno lavorato impedendone i disastri. E modellandolo per trarre poi quelle che sono le coltivazioni eh, della vite, soprattutto, eh, ma pensiamo anche ai muretti a secco no? della, della Liguria e delle Cinque Terre in particolare, che infatti sono stati protetti anche dall'UNESCO proprio per questo. Quindi un paesaggio che percepisci come un paesaggio naturale, in realtà poi devi comprendere che è un paesaggio fortemente modellato dall'uomo. E allora vorrei chiedere a voi che avete proprio preso un premio dedicato al paesaggio quanto e come eh, diciamo, il paesaggio modella la vostra comunità e quanto la comunità è riuscita a essere architetto del paesaggio. Ma eh, allora, eh, e questo è un altro, è un altro grande, grande tema, eh, io a questo, a questo argomento risponderei leggendo... La definizione che dà la Convenzione europea del paesaggio sono tre righe all'articolo 1, a. Definisce paesaggio e dice paesaggio designa una determinata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani e dalla loro stretta interrelazione. Cioè una comunità che per sopravvivere mi fa i muretti a secco oppure mi traccia canali no? e mi sposta la sabbia come è avvenuto nel nostro eh, delta del Po, no? per poter continuare a sopravvivere e mantenere in sicurezza idraulica la comunità perché eh, diciamo così eh, questo è un territorio che mediamente è un metro un metro e mezzo sotto il livello del mare quindi va te, va, deve essere continuamente manutentato no? quindi una comunità che per sopravvivere ha costruito il paesaggio e è la stretta interrelazione che si crea in questa, in questa eh, simbiosi, cioè la comunità per sopravvivere ha creato, ha creato il paesaggio. Questa è la definizione che dà la Convenzione europea del paesaggio. Io faccio un passettino oltre e ci metto, diciamo così, la nostra esperienza. La Convenzione del paesaggio, così come è stata concepita dal Consiglio d'Europa, coglie l'anima delle comunità. La Convenzione europea del paesaggio è l'anima delle comunità. Quindi è questo il salto culturale che dobbiamo fare. Cioè capire che dietro al tema del paesaggio ci sono le comunità. Ci sono. Questo è il, il, il messaggio forte che il Consiglio d'Europa ha ritenuto di... Eh, proporre ai popoli europei attraverso la Convenzione europea, europea del paesaggio. E non diche, dimentichiamelo, la Convenzione europea del paesaggio è stata firmata a Firenze nel 2000, quindi un ruolo importante anche per l'Italia, che proietta il nostro paese in una dimensione europea. Carlo, una domanda. Eh... Tutti un tema eh, sensibilissimo e mi piacerebbe tornarci anche in altre puntate. Ma eh, pensando al futuro, tu riesci a, a vedere un futuro e questo futuro, cioè, pensi che attraverso eh, cioè, che in qualche modo le cose cambieranno? Eh, Ti immagini un futuro più roseo o, o hai in mente un futuro invece distopico o in qualche modo peggiore di oggi? Ma eh, quello che io posso, posso vedere è che il vento sta cambiando. Il vento sta cambiando perché siamo di fronte ad una mutata sensibilità ambientale e il Covid ha scombussolato tante cose, però tante altre per chi ha la capacità di riflettere le ha messe in evidenza. Ad esempio ha toccato il... Covid ha messo in evidenza no, del primato della natura sull'uomo. Certo. Questo è, è l'eterno dualismo, no? se comanda l'uomo sulla natura o viceversa. Quindi il Covid ci ha detto delle cose e ha ribadito in poche, in, in poche parole che c'è un primato della natura sull'uomo. Come è nelle nostre realtà? C'è un primato della natura, della terra sull'uomo e La sopravvivenza dell'uomo in queste realtà articolate, complesse. Vivere qua non è semplice, okay? Presuppone un, un equilibrio tra uomo e natura. Ecco perché la nostra esperienza è stata anche riconosciuta a livello, a livello eh, internazionale, e cioè la capacità che abbiamo avuto di costruire un territorio e di mantenerlo in piena efficienza eh, nel tempo e nella consapevolezza che siamo comunque legati ai ritmi e alle, eh, diciamo così, anche alle, alle bisse ecco, della, della natura. Quindi il sì. paesaggio che abbiamo fatto vedere eh, adesso, diciamo così, espoglio, sì. no? Eccetera, ma è un paesaggio ricco di biodiversità. Noi abbiamo i fiumi pensili nella nostra, nella nostra zona, cioè abbiamo il fiume, il livello dell'acqua del fiume che è mediamente un metro sopra il, il piano di campagna. Qui, nel nostro, nella, nella, nella provincia di Ferrara, nel basso Ferrarese, eh, se si fermano le, le pompe le idrovore eh, nel giro di, di, di mezza giornata, Andiamo sott'acqua? Ecco, è un po' questo il, il tema. Quindi, io credo che la conservazione e il sostegno a queste comunità in queste zone difficili sia e debba essere uno degli obiettivi, degli obiettivi eh, europei. Qual è il timore che vedo eh, per il futuro, il futuro di questa comunità? Questa è una comunità che nella povertà, e nella miseria ha trovato la forza per stare insieme, ha trovato la forza e le energie per stare insieme. Oggi, questa è una riflessione che io ho aperto con i miei agricoltori, perché siamo in fase di rinnovi contrattuali, insomma, abbiamo delle cose in cantiere. Oggi sono tutti più ricchi, stanno bene. Okay. Sono tutti cresciuti negli ultimi 25 anni, sono tutti cresciuti ed orgogliosi di essere cresciuti, e noi siamo contenti di averli fatti crescere. Il mio timore è che nella opulenza si inneschi il germe della frantumazione che ci porta a far prevalere l'io rispetto al noi. Ecco, questo è il mio timore, il mio timore più grande. Grazie, Carlo. Siamo quasi in chiusura. Grazie ehm, Carlo. Volevo, volevo chiederti ehm, forse un'ultima domanda perché soprattutto gli uomini di grande responsabilità come sei tu che condividono fatiche e impegni quotidianamente, insomma dedicano davvero praticamente la loro vita alla loro opera, no? all'opera che servono, ma se invece parli, parliamo di Carlo ragazzi, della persona di Carlo ragazzi. Hai delle tue personali utopie, hai dei sogni, hai dei. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Sei totalmente dentro questa grande opera che stai che sovraintendi, o diciamo, Carlo Ragazzi ha qualcosa di diverso? Ha un'altra strada, no? Riesci a vedere un'altra strada nella tua vita oltre a quella che stai servendo? Ma io, io sono una persona, ma anche altri amministratori, perché adesso io Sto parlando, ma diciamo così che la, 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 la forza che abbiamo avuto è stata quella proprio di creare anche un bel gruppo eh, di, di amministratori e, e di persone consapevoli, di uomini e di donne, perché diciamo così ci chiamiamo consorzio degli uomini, perché è una realtà che sorge, che nasce nel 1896, ma uomini va inteso come genti, genti. Eh, di, questa, di questa comunità. Eh, a me piacerebbe, ecco, lasciare una, una realtà florida e in grado di essere emulata, perché una delle caratteristiche del. Del, per la, previste per la partecipazione al premio del Consiglio d'Europa, era che i progetti candidati dovevano essere anche eventualmente, dovevano fungere da, eh, come posso dire, da fonte, perché così definisce la norma, fonte di ispirazione per i governi e dovevano essere possibilmente replicabili anche in altri stati. D'Europa. Ecco, a me piacerebbe ecco, che gli sforzi che sono stati fatti da questa, da questa comunità fossero compresi e fossero anche, diciamo così, con i dovuti, dovuti distinguo calibrati su altre comunità, perché secondo noi c'è del, del buono. Ecco, c'è del buono. Esempio, come esempio per gli altri. Esatto. Esatto, quindi quando parliamo di fonte di ispirazione eh, dobbiamo essere, essere aperti. Purtroppo eh, oggi siamo immersi in un sistema eh, chiuso, no? Chiuso. E, ecco, quindi il mio, la mia speranza ecco, è che eh, certe cose possano essere emulate. Se vi posso dire, la soddisfazione più grande, la più grande che ho avuto è stata qualche anno fa, sono stato in Friuli, dove c'era una comunità che aveva i nostri stessi, i nostri stessi problemi, più o meno, insomma. ma molto più piccola. Cioè là parlavamo di una proprietà collettiva di 10 ettari di terra, quindi molto modesta. E Il presidente mi diceva, c'ho il forno che mi sta chiudendo, i negozi che chiudono... So. Alla fine ci siamo messi lì, abbiamo ragionato e la mia soddisfazione, abbiamo ragionato e quindi abbiamo riflettuto su alcune cose, gli ho dato qualche indicazione, la soddisfazione più grande è stata quella di trovare che hanno fatto fare una ricerca, hanno individuato dei grani antichi, adesso hanno un forno che distribuisce gratuitamente il pane alla comunità. Fantastico, fantastico. Ha capito. Fantastico. E questo quando, quando ha me... fatto ricrescere e trovare nuovi stimoli in quella, in quella comunità perché un conto è il prezzo e un conto è il valore, sono due cose diverse grazie Carlo guarda hai portato un hai esempio hai detto Carlo davvero delle cose, delle cose sì. importanti grazie. fondamentali che ci fanno riflettere e fanno riflettere anche il nostro pubblico a casa siamo davvero in chiusura la quarta puntata del Giardino delle Utopie finisce qua, ringraziamo beh, i nostri ospiti, è stato con noi Giuseppe Cederna, ci ha salutato, lo, lo, lo ringraziamo, e Carlo Ragazzi del Consorzio di Massenzatica, questo piccolo paese eh, nel, nel Ferrarese. E, diciamo, Carlo con i, con, i, con i suoi racconti e le sue testimonianze ci ha dato un, un, un importante esempio, un modo diverso di intendere eh, eh, non solo la produzione ma anche, ma anche il ricavo Sergio eh, la nostra puntata finisce sì, qua. andiamo a salutare e volevo chiudere volevo chiudere con eh, una tua riflessione, una riflessione di fatto prima che vorrei fosse anche in chiusura cioè in tanti ci hanno chiesto ma che c'entra questa storia con dei teatranti io credo che il nostro mestiere sia quello di andare a catturare delle storie, di accogliere delle storie per condividerle, quindi raccontare storie ad altri. E questa è una bellissima storia con parole importanti. È assolutamente un'utopia, è un'utopia realizzata che parte dall'antico e guarda al futuro. Quindi, per noi, è una bella storia da condividere con i nostri spettatori. L'appuntamento è giovedì, tra due giovedì con una nuova puntata del Giardino delle Utopie. Sì, è così Sergio, in questo momento particolare, così complicato, è fondamentale continuare a parlare di sogni e utopie. Non fermiamoci, continuiamo a pensare, a sognare, a guardare modelli e cercare di comprenderli, al di là del modello standard, dei modelli di base che ci vengono proposti da tutti, dai media no? e in realtà dalla società che stiamo, che stiamo vivendo. Grazie alle tante mail che riceviamo, continuate a scriverci. Continuate a segnalarci dei casi di cui parlare. È proprio grazie alle vostre mail, alle vostre segnalazioni che eh, la nostra redazione eh, contatta diciamo, e prepara le, le, le puntate. Continuate a seguirci sulle pagine Facebook del Giardino delle Utopie oppure scrivete a Teatro Pubblico Ligure, alla compagnia Corrado dell'IA e a Teatri Possibili, raccontandoci la vostra storia o le storie di qualcuno che conoscete che è riuscito a realizzare un sogno. Sergio, siamo, siamo in chiusura. Eh, grazie, grazie Carlo di essere stato con noi. grazie Carlo, a grazie, voi. Grazie, grazie a, a voi, Carlo, a noi. grazie a Giuseppe. Noi siamo fuori. Grazie qua. Te, Corrado. E Bene, grazie a me. veniamo a trovare. Presto vi veniamo a trovare. Oh. Sì. Veniamo a trovare. Siete nostro, sempre... conto, dobbiamo passare assolutamente. Gra a grazie nostro, a tutti, sì. anche il nostro staff ha permesso la messa in, la messa in onda. E Carlo, ci vediamo. Da, da voi presto, presto. un abbraccio Vediamo, ciao. Corrado, Corrado. una promessa grazie. Grazie a Brigitte Schiavon in regia e a tutti i collaboratori di Teatro Pubblico Ligure di Compagnia Corrado Delia e di Teatri Possibili sempre grazie a te Sergio eh, mio compagno di voli di pensiero e, ciao, e quella, di grazie a te grazie a te, Questo pronte a ripartire. ripartire a presto ciao, forza a tutti buona serata